Allora, non è casuale che il 31esimo congresso dell'INU si svolga a Bologna. Il tema, la riforma urbanistica nazionale, era già stato oggetto del 21esimo congresso, che nel 95 si era svolto sempre a Bologna. Il quadro complessivo è completamente cambiato, non siamo più coi piani urbanistici nella fase espansiva, ma abbiamo radicalmente cambiato il paradigma e la concentrazione è sulla città esistente, sulla rigenerazione urbana. Questo a Bologna perché? Perché in realtà Bologna, la regione Emilia-Romagna, è stata la prima regione italiana a rivedere la propria legge urbanistica. Quindi non più i piani comunali sono articolati in piano strutturale, piano operativo e regolamento urbanistico, ma c'è un unico piano comunale che si chiama il PUG e che assume al suo interno una dimensione strategica e una dimensione regolativa. Perché a Bologna dunque? Perché abbiamo approfittato del congresso per esporre e anche discutere all'interno della rassegna di quelli che sono i temi nuovi di questa nuova legge, temi nuovi che vanno dai cambiamenti, dalla mitigazione, il contrasto ai cambiamenti climatici, dalle nuove dotazioni territoriali, cioè nuovi standard, alla rigenerazione urbana, al contenimento del consumo di suolo. Tutti i temi che sono presenti nella legge 24 del 2017 della Regione Emilia-Romagna e che saranno presumibilmente presenti anche all'interno della legge quadro nazionale. Il contributo della rassegna su questi temi è stato estremamente importante, l'affluenza è stata cospicua sia dal punto di vista degli espositori che dal punto di vista dei comuni che sono intervenuti in rassegna. E questo è il contributo che la Regione l'INU Emilia-Romagna vuole assegnare ai lavori del congresso.